È il 30° Memorial Francesco Turci, 30ª Coppa COCIF Longiano, manifestazione per categoria esordienti organizzata dalla polisportiva fiumicinese Fight Adriatica, ricordo del proprio tesserato, figlio dello storico direttore sportivo Ezio Turci, deceduto a seguito di un incidente stradale in allenamento. Siamo all'edizione numero 30 nell'ambito della festa parrocchiale di Fiumicino, grazie alla collaborazione della locale sezione Avis e dall'associazione Aido di Savignano sul Rubicone, che mettono in palio le medaglie d'oro per i vincitori. Alle premiazioni hanno partecipato Doriano Montanari, presidente provinciale della Federazione Ciclistica Italiana di Forlì Cesena, e Fabio Polverelli, delegato dalla Federazione per la provincia di Rimini, il vice sindaco di Savignano sul Rubicone, signor Nicola Della Pasqua, il presidente Aido di Savignano sul Rubicone, Vittorio Marcioni, ed il presidente Avis Fiumicino, signor Claudio Buda, che hanno premiato i vincitori delle varie classifiche. Organizzazione a cura della polisportiva fiumicinese Fight Adriatica. Esordienti primo anno, sono 60 gli atleti iscritti alla prima gara di giornata. Partenza alle 14.30, 5 giri lungo l'argine del fiume Rubicone per un totale di 38 km e 500 metri. Alla linea di partenza 52 gli atleti che vanno a disputarsi la medaglia d'oro. Primo traguardo volante al secondo giro vinto da Ciro Stanco dell'Albergo davanti a Mattia Marcozzi del pedale rossoblu Picenum. Poi, dopo diverse scaramucce, rompe gli indugi Pietro D'Apporto della Cotignolese, che si invola letteralmente andando a guadagnare fino ad oltre 1 minuto e 30, vincendo il secondo traguardo volante davanti a Davide Novelli del rossoblu Picenum, che batte il gruppo. D'Apporto procede con la sua cavalcata andando a cogliere la 14ª vittoria stagionale, volata del gruppo vinta poi dal corridore di casa Geremia Saragoni della Fausto Coppi. Questo quindi l'ordine d'arrivo: vince Pietro D'Apporto in 1:03:30 della società ciclistica cotignolese, secondo Geremia Saragoni del gruppo ciclistico Fausto Coppi, terzo Alessandro Curzi della società ciclistica Potenzia Rinascita. Per quel che riguarda gli esordienti del secondo anno, anche in questa categoria 60 gli iscritti da percorrere 6 volte il circuito per un totale di 46 km e 200 metri. Sono in 48 gli atleti che si allineano sulla riga di partenza di questa seconda gara di giornata. Una gara molto più movimentata, con diversi atleti che tentano di evadere rendendo più piacevole la competizione. Primo traguardo volante appannaggio di Filippo Vanni dell'Albergo Oliveto davanti a Simone Facchinetti del Velo Club Cattolica. Nel corso del terzo giro si avvantaggiano proprio Simone Facchinetti e Filippo Vanni, ma il gruppo reagisce e rintuzza l'attacco.
Poi sono in quattro a cercare la fuga, ma ancora il gruppo torna sui fuggitivi. Al penultimo giro si avvantaggia solitario Nicolas Palombi della Cotignolese, che si aggiudica anche l'ultimo traguardo volante. Su Palombi si portano Diego Bragalante della Potenza Rinascita, Nicolò Di Giacomo della Mosciano Ciclistica e Alex Dell'Alpi della Cotignolese. In quattro giungono a disputarsi la volata, dove Dell'Alpi emerge nettamente, aggiudicandosi così la prima vittoria stagionale. Eccolo allora il podio finale, con Alex Dell'Alpi della Società Ciclistica Cotignolese sul gradino più alto in 1:13, secondo Nicolò Di Giacomo della SD Mosciano Ciclistica, terzo Diego Bracalante della Società Ciclistica Potenza Rinascita. Per quel che riguarda le donne, prima Alessia Patuelli, Re Artù Factory Team, seconda Emma Cavina, anche lei Re Artù Factory Team, terza Giulia Giorgio del Bici Festival Riccione. Sì, dai, era una vittoria che aspettavo molto, e è dall'inizio dell'anno che aspetto questa vittoria e finalmente è arrivata. Ma è stata una gara molto dura, noi della Cotignolese abbiamo corso sempre all'attacco e all'ultimo giro è partito Nicola Spalombi, il mio compagno, e in tre siamo tornati sotto e dopo in volata sono riuscito a cogliere questa vittoria. Questa vittoria la dedico alla mia squadra, ai miei allenatori e ai miei genitori, che mi portano costantemente agli allenamenti e si impegnano molto per me. Sì, è stata una gara all'inizio, siamo partiti piano, però dopo al terzo giro ho provato l'attacco, mi è venuto e ho tenuto duro fino alla fine. Sì, piano piano il vantaggio aumentava sempre di più e sono riuscito a mantenerlo fino alla fine, anche se all'ultimo giro ero abbastanza cotto. Ah, il percorso è abbastanza monotono perché c'erano quattro curve e tutto dritto, quindi era anche difficile andare in fuga, però ce l'ho fatta.